organizzato nella televisione. Ai primi segnali di rallentamento della pandemia fanno seguito le indiscrezioni sul nuovo DPCM previsto per la prossima settimana. Il provvedimento conterrà tutte le norme per il periodo delle festività. Si parla di un allentamento di alcune misure, ma di certo sarà un Natale diverso e più sobrio, come aveva dichiarato il ministro Speranza. Infatti il rischio che la Befana porti con sé la terza ondata del virus fa preoccupare. Sono tanti però i nodi da sciogliere, dal coprifuoco alle 22 alla chiusura prolungata dei negozi, fino allo spostamento tra regioni. Sono giuste queste restrizioni che potrebbero essere prolungate? Ma potrebbero essere anche giuste se la situazione rimane questa che è attuale, diciamo, secondo me sì, insomma, ecco. Quindi, si evitano cenoni, si evitano feste? Sì, secondo me sì. Non l'ho fatto neanche lo scorso il cenone, quindi lo posso fare anche quest'anno almeno. Poi c'è anche la montatura a livello del governo, di tutto, governativo. Però è giusto, insomma, continuare a mantenere alta questa attenzione. Perché la malattia c'è sicuramente, però vogliono mettere paura, vogliono, capito, inculcarci delle regole che magari non c'è neanche bisogno. La prudenza sicuramente aiuta, le norme possono tranquillamente non piacere, però sono delle norme, quindi l'anarchia è peggio. Sarebbe molto meglio fare tantissimi più tamponi in modo da sapere tutti come stiamo e stare più tranquilli e eventualmente fare norme più elastiche. Si cerca ancora di evitare. Cioè, i nipoti che stanno a Milano, se non riescono a venire, sarà un problema. Lei è a Città del Capo, quindi speriamo che si possa allentare di poco, ma che permettano di ricongiungimenti almeno con i figli e i nipoti, anche se in numero ridotto, insomma. Quindi anche lei, signora, è lontana dalla famiglia? Guarda, non ho voglia neanche di parlare. Sono un po' lontana perché io non posso andare là e loro, se vengono qua, dovrebbero fare 15 giorni di quarantena. Quindi da stare dentro casa. Purtroppo la situazione che viviamo in questo momento è talmente delicata e quindi non ce lo possiamo permettere di andare, voglio dire, ad allentare tutto quello che abbiamo stabilito. E poi ci sono molti bar e ristoranti che sono chiusi, che non so se riapriranno manco il 3 di dicembre. Io mi auguro che riaprano anche prima, perché sennò qui la situazione non si riesce, voglio dire, a sbloccare. Anche il coprifuoco, mantenerlo alle 22? Certo, sì. E volevo ribadire anche di rispettare le regole, ovviamente, quelle che ci sono state date, di rispettarle, insomma, un po' tutti quanti, ma ho visto che anche certa gente non è che le rispetta. Apriamo, ma bisogna essere intelligenti nel proteggersi e nel rispettare gli altri, perché questo succede. Io salgo in corriera, gente senza mascherina, metti la mascherina, ma non c'è niente da fare. L'unica cosa che mi dispiace è che non posso ritornare a casa mia. Io sono di Vienna. Allora in Austria ovviamente il Natale lo prepariamo un po' più diverso. Un giradischi dove si suona la musica e noi ci diamo tutte la mano e stiamo vicino all'albero. Per me è meglio sì limitare quello così, perché tanto inutile, la realtà è questa, c'è il contagio, allora sarebbe... C'è ancora un po' di preoccupazione? Esatto. Secondo me dobbiamo continuare a rispettare le distanze, a rispettare tutte le norme che ci danno, per la nostra salute e per il bene di tutti. Anche nel periodo natalizio? Il Covid non va via durante il Natale.